amicizia, parla di generosità, e poi da un punto di vista storico svela, secondo me, dico svela, io non sono uno storico, sono un appassionato di storia, che è diverso, svela dei particolari che poco noto, per esempio che siano tornati in Italia degli emigrati dal Sud America. Che cos'è l'emigrato? È una persona che non ha trovato nel suo paese di che vivere, il paese lo ha rifiutato, ovviamente non c'è posto per te, e questi tornano indietro per rischiare la pelle e addirittura pagando il biglietto della nave. Com'è stato il lavoro sul materiale di repertorio, di archivio, quello originale della prima guerra? Quello diciamo che è un po' l'elemento che ha ispirato tutto quanto questo diciamo stile che io ho cercato di mettere in atto nel processo narrativo, cioè di coniugare assieme il repertorio con la fiction. E quindi c'è un lavorio che è enorme che è stato fatto con una squadra di 16 esperti tecnici per mesi, e ovviamente selezionando i materiali che erano più appropriati e quelli che poi potevano raccontare con più efficacia, diciamo, il momento storico che noi stavamo raccontando e che potessero appunto essere collegati nel filone del narrativo con il girato. E tutto quello che noi abbiamo è frutto di algoritmi che la nostra squadra ha anche messo a punto in maniera inedita, ci sono delle cose che posso dire, mi permetto di dire, che probabilmente è il più bel esempio finora fatto al mondo di restauro e di collegamento fra fiction e repertorio. Quale sarà il percorso adesso del film? Il percorso è il primo passo, ovviamente la sala, anche noi vogliamo la sala, anche se sappiamo che purtroppo lì ci sono grossissime difficoltà. Il film esce con 36 copie, sono moltissime, ma credo che sia abbastanza per un titolo come questo. Vediamo che cosa succede in sala, eventualmente speriamo anche in prosecuzione, proseguimenti della programmazione, dopodiché ci saranno delle proiezioni mirate, come è stato fatto anche per Fante Gloria. In Veneto Fante Gloria ha fatto 2500 proiezioni 2 anni fa, e dopo speriamo che la televisione, come ha fatto sempre con Fante Gloria, possa programmarlo. Fania Gloria ha avuto un discreto successo perché è andato in prima serata sulla prima rete e ha fatto 3 milioni di spettatori.